cercasi volontari per le prossime battute. Al centro delle ricerche, ancora una volta, il corpo di Guerrina Piscaglia, la cinquantenne scomparsa da Caraffello il 1 maggio 2014. A lanciare la proposta è l'avvocato Nicola Detti, legale della famiglia Alessandrini. Allora sì, nei prossimi giorni probabilmente faremo un sopralluogo con un botanico forense e con un entomologo per verificare le zone che poi dopo andremo a controllare. Ovviamente avremo bisogno di un po' di collaborazione, anche se però dobbiamo programmare e anche sapere quante persone saranno necessarie, quindi ecco, dovremo anche limitare probabilmente questa azione di volontariato. Ovviamente ci coordineremo con la protezione civile per quel che è possibile e anche ovviamente con i nostri limiti, però ecco, batteremo soprattutto la strada appunto di via di Cicognaia. Se i carabinieri che hanno tutti i mezzi a disposizione non hanno trovato nulla, ovviamente noi non abbiamo questa pretesa. Noi andremo a battere altre zone che non sono state controllate appunto dai carabinieri. Ecco, una volta decise le tempistiche e le modalità, ci sarà un indirizzo email al quale rivolgersi? Sì, molto probabilmente utilizzeremo questa strada. Metteremo a disposizione un indirizzo email. Ovviamente fondamentale sarà questo sopralluogo perché ci darà l'idea sia della tempistica sia chiaramente della durata di queste ricerche e soprattutto anche delle unità, diciamo, se si possono chiamare unità che metteremo a disposizione e poi dopo ci organizzeremo. Le ricerche dei consulenti incaricati dai legali della famiglia Alessandrini proseguono anche nel campo informatico. Sì, oggi ho avuto un incontro con l'ingegner Reale, che è un esperto di informatica che collabora con molte procure in tutta Italia, ha fatto anche dei processi molto, molto importanti. Stiamo praticamente incrociando meglio i dati sia delle celle telefoniche, sia dei telefoni di Guerrina, di Mirko e anche di Alabi e Gratienne, e ovviamente abbiamo degli spunti interessanti, direi questo, mi limito insomma in questo momento, poi ne parleremo in un processo in modo più approfondito.